Occorre un gesto di coraggio quando si guarda al mezzogiorno d'Italia. Il coraggio maggiore sta nel lasciarsi alle spalle i luoghi comuni. Vi sono gli antichi luoghi comuni che riguardano la fierezza e la superstizione, la civiltà contadina e il banditismo, la diffidenza e l'orgoglio di queste genti. Vi sono anche luoghi comuni apparentemente moderni, e si consistono soprattutto nell'idea tranquillizzante che l'industria sta modificando queste campagne, che le macchine giunte dal nord con la riforma hanno già mutato il volto del sud. Ma questi trattori, queste ruspe, questi attrezzi agricoli sono inattivi, sono fermi. Sui loro cingoli si è incrostato il fango di anni. Nessuno più li adopera. E bisogna chiedersi il perché. È facile rispondere con l'argomento del ben pensante, e cioè che questi contadini sono sordi alle novità, resistono al progresso. In realtà, questo filo spinato, questi campi di concentramento dove i trattori attendono una immaginaria liberazione, sono la testimonianza di un fallimento. Siamo in Calabria e queste case solitarie, abbandonate su strade tristi, sono le prove e i simboli della contraddizione e degli squilibri che dominano la regione, dal Reggino al Crotonese. Essi sono gli emblemi della disoccupazione, dei bassi salari, quando c'è salario. Essi evocano lo spettro dell'emigrazione. Essi accusano l'inadeguatezza caratteristica delle programmazioni a lunga scadenza, l'incapacità di risolvere i problemi dell'oggi e del domani prossimo. Da secoli l'uomo del sud è abituato a risolversi da solo i suoi problemi. Mentre i tecnici studiano i piani enormi dei colossali acquedotti, per i quali vi saranno colossali appalti, l'uomo del sud deve creare il suo piccolo stagno di acqua sporca, in mezzo alla terra bruciata. L'uomo del sud deve badare a che oggi, e non in un giorno più o meno lontano, i suoi figli possano crescere senza incubi di malattie, senza ossessioni di fame. Nelle programmazioni non si tengono presenti i problemi minuti, ma si dovrebbe sapere che in questi paesi non vi sono strade degne di questo nome, non vi sono fogne. Si dovrebbe sapere che vi sono paesi dove l'acqua è inquinata e dove si sono verificati casi di bambini morti per le infezioni di quell'acqua. Il paesaggio è spesso bellissimo, non c'è dubbio, ma il paesaggio non deve distrarre da altri spettacoli paurosamente immutabili. Sono le raccoglitrici di olive, ad esempio, chine da sempre nella fatica e che ogni anno si ergono improvvisamente in agitazioni, in proteste, in grida che sono subito strozzate dai servitori obbedienti di una società bene ordinata.
Altrove, gli uomini cercano altre strade. Alcuni tentano di sopravvivere attraverso le conoscenze arcaiche di antichi mestieri, esercitati senza retorica e con fatica. Il vasaio fabbrica i suoi prodotti come gli antichi progenitori venuti magari dalla Grecia. Ma non c'è più ombra di emozione classica nel guardarlo. Egli non è forse una sfida alla società industriale, ma certo è una sommessa accusa. Sommesse accuse si levano da queste case, dove sta un'umanità non umile, ma umiliata. Sommesse accuse da occhi di bambini abituati a vivere in una stupefatta promiscuità. Sommesse accuse dalle famiglie che sembrano ancora più numerose, costrette in piccoli spazi oscuri. Sommesse accuse dalle donne, costrette a vivere una breve vita nel tentativo di rendere più saporite le antiche ricette della miseria. Improvvisamente queste accuse non sono più sommesse. L'ira scoppia. E l'esplosione può essere furibonda. E ha quella spietata aggressività contadina che matura con il sole dei campi e i lunghi silenzi in cui si medita sull'oppressione. Alla fine del 1967, alcuni municipi calabresi, tra cui quelli di Cutro e di Isola Capo Rizzuto, sono stati presi d'assalto da una folla di manifestanti e dati in parte alle fiamme. Sono state bruciate le carte, i segni evidenti della dominazione, i fogli bollati, i certificati, i timbri, tutti i simboli naturali, elementari, nei quali l'oppresso identifica il potere che lo opprime. Vi è sempre, in queste popolazioni che vivono una inesorabile esperienza di dominazione e di rivolta, la necessità di trovare uno sfogo per la violenza che cresce. Anche la religione e le sue tipiche manifestazioni collettive, spesso legate a sovraeccitazioni magiche, offrono una secolare possibilità di liberazione. Ma quando, invece che alla statua della Vergine in processione, si guarda al municipio, allora la ricerca irrazionale si muta in collera forse non controllata, ma piena di ragioni. I motivi che hanno condotto all'assalto dei municipi di Cutro e di Isola Capo Rizzuto possono essere strettamente locali, come i ritardi burocratici nel pagamento di certi contributi. Ma il segnale di allarme non deve risuonare soltanto nei corridoi della burocrazia. A questo punto si potrebbe dire con il facile ottimismo del luogo comune che la vita prosegue, che le città continuano ad essere piene di gente che ignora queste cose, che i negozi di Reggio, di Cosenza, di Crotone risplendono di luci, che la cosiddetta società del benessere prima o poi arriverà fino a qui, che è già arrivata. I propagandisti del consumo inneggeranno al contagio positivo di queste insegne al neon, di questi prodotti puliti,
del progresso che trionfa. E arrivano le fabbriche, certo, con le loro luci periferiche. Arrivano i grandi complessi del nord a portare la rivoluzione del capitale. Per ora è difficile immaginare che cosa sarà il futuro salendo le scale di un municipio devastato. E bisogna partire da qui. Bisogna ripercorrere senza scandalo queste scale bruciate, dove si accartocciano e si ammucchiano, gettati all'aria da una beffarda lucida aggressione ai simboli, i feticci fragilissimi del potere.